Allora, bene ragazze, buonasera a tutti, buonasera a tutti e tutte le partecipanti di queste elezioni del 2017 in onore del Carnevale. Un'altra edizione pronta a partire, una nuova edizione ricca sicuramente di tantissima allegria, sorprese, buona musica, animazione. Vorrei fare intanto un applauso al Comitato dei Nanni perché questa sera darà vita ad un altro anno delle nuove damigelle per accompagnare i nanni lungo i percorsi di questo Carnevale. E intanto naturalmente per ogni, diciamo, edizione della scelta delle damigelle che si rispetti abbiamo bisogno di due presentatori e li abbiamo presi direttamente da Sanremo. Erano gli unici due presentatori scartati dopo Carlo Conti, però abbiamo avuto grazie alla Rai e li abbiamo qui a Termini Varese. Signore e signori, facciamo un applauso per Alberto Fazio e Davide Canzonieri, forza! Ok, sì, mettetevi qua perché dico, la sfilata dovete farla anche voi stasera, quindi due presentatori, fate la sfilata anche voi, bravi, vai ragazzi, facciamo un applauso, ai presentatori. Dovete venire adesso in console a riprendere i microfoni. Buonasera, 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 a voi la parola e bocca al lupo. E buonasera a tutti! No, già iniziamo malissimo, per noi è no! Veramente. Non ci siamo! Allora, io so che siamo live, è vero lì? Siamo live, c'è la diretta già pronta? Ok, benissimo, invito a tutti a mettere mi piace alla pagina Nonno Caranna per chi ancora non l'avesse fatto. Già iniziamo. Ed eccoci qui, sì, iniziamo già con la pubblicità, detto bene. Ma tutto, facciamo un altro applauso bello forte, però no. Queste bellissime aspiranti del liceo. No, aspetta, che questo è un applauso quello tipo da teatro, sai? C'è l'applauso. C'è l'applauso da teatro. Va bene. Aspetta, ma disturbatrice della giuria. Cioè. Pubblicità. Pubblicità. Allora, c'è l'applauso da teatro, che è quello che avete appena fatto, però siamo noi qui tra un pugno di amici, si può dire. Un applauso per quello vero, uno, due, tre, forza! Bravo, 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 bravo. Il requisito principale della serie da Nigelle è proprio questo, la gente. Quindi vi voglio belle cariche questa sera, altrimenti non vi scegliamo. Mi raccomando, fingiamo, ecco, sorrisi, sempre sorridendo. Sorriso. Un po' fuori di testa anche. Okay, perché il sorriso è fondamentale. La giuria oggi si baserà sia sulla bellezza, ma soprattutto sulla, cioè, come si può dire, sulla simpatia. Bisogna saper parlare, bisogna saper far divenire la gente, bisogna scatenarci. Questi saranno una settimana e mezzo circa di divertimento per mangiare. Sarà con noi, ci seguirà. Se qualcuno ha dieta è finita, ok, perché noi mangiamo soprattutto durante. Andiamo avanti, andiamo subito con i ringraziamenti. Iniziamo subito a ringraziare innanzitutto la location che ci sta ospitando, il Country House Café. Grazie, un applauso. Ringraziamo anche la Proloco, il Comitato dei Nanni, la Società del Carnovale, System Sound Service, che sta offrendo a fondo il service, Save the Carnival, l'organizzazione che si sta occupando quest'anno del Carnevale, insieme a tutti noi. Il fioraio, aspetta che qua il fioraio l'ha scritto pazzo, la piccola selva, la piccola selva, andiamo a mangiare, applauso, 5 mazzi di fiori. Ok, poi ringraziamo ai fotografi, sì, Antonio Magaglione, che si è reso disponibile questa sera qui per noi per la fotografia. Potrete trovare queste foto nella sua anche pagina Facebook, Antonio Magaglione Fotografi. E l'altra fotografa che si di Madonia Express, perfetto, un applauso. Allora, forza ragazze, voi siete pronte? Siete emozionate? Qualcosa accade, ma iniziamo da te. Qualcosa accade da dire, dai. Come ti senti? Emozionata. Benissimo, sei emozionata? Non dovresti esserlo. Devi essere tu abbastanza così, come si dice. Allora ragazzi, direi subito di iniziare. Sì, che ne pensate? Però si inizia con lei. Però con lei, sì. Va benissimo, allora a te l'onore. Quindi la prima è Marta Abbruscato. Prego Marta. Marta Abbruscato. Allora, prego. E allora, la passerella è tua. A te l'onore di inaugurare questa serata. Nel frattempo ne parleremo un po' di te durante la tua passerella. Marta Abbruscato. Yeah,
anni, ma cosa ti ha svegliato, possiamo vedere? Dice che gli piace fare sempre cose nuove e sorridere. Beh, possiamo fare un applauso. Ok, si regola, cioè, però, dove va? Dove sei andato? Se, vieni qui con noi, no? Già vuoi scappare. Ah, cioè, la parte adesso, bella. Questo cos'è? Ma il pitico, no, non è il pitico, questo è la bolla. Una bolla, dentro una bolla cosa ci sta? Ci sono i pesci sulle mezze, noi però abbiamo i bravissima. Che sono prove? Prove che voi dovrete fare. Una, l'uno, poi se avanti per le foto di nuovo. Ma ci siamo. Quindi adesso sarete attenti su questi. Quindi, scegli la prova. Metti la mano dentro. Arriva. Hai pescato bene? Mi raccomando, sono fatte tue poi. Bravissima, okay. Attenzione, allora, la prima prova sarà il primo discorso strano. E cioè, le altre ragazze guardano tutte sbalordite. Cosa vorranno da noi questi tizi? Allora, per fare il discorso strano abbiamo bisogno di un'altra ragazza. Quindi andiamo con la seconda presentazione. La seconda ragazza che è? Invito qui a Desiree Amato. Chi è Desiree? Benissimo, Desiree, a te l'onore, facciamo quello che vogliamo di te. Prego. E qual è Desiree Amato? A 15 anni frequenta il liceo nautico. Il suo sogno è quello di fare il capitano e la modella. Speriamo un piccio maschettino. Il sogno è stato diventare appunto il capitano di un tuo corso. Quando abbiamo chiesto perché la giuria dovrebbe scegliere te, tu hai risposto per la simpatia. Benissimo. Mi piace mangiare. Allora. È un requisito fondamentale, raga, non esiste dieta per carnevale. Se non mangiare no, è già no. Se lo dico io. Allora, il discorso strano in cosa consiste? Tra le due ragazze dovranno scegliere due lettere, possono essere consonanti ovviamente, o vocali. Loro potranno dire una parola a testa e dovranno formare un discorso di senso compiuto usando soltanto la parola che inizia per quella lettera. Per esempio, se io scelgo la A e lui sceglie la C, io dico ancora con altri ciccio pasticci, mi sono confuso, è difficile, okay. È difficile, però non ci siamo capiti, mi pare la sprovvista un po', ancora, dunque, per intenderci, avete visto il precambiato? No. Devi fare il discorso strano, quindi un discorso di senso compiuto, cerchiamo di farlo di senso compiuto. Io già sarei stato eliminato a prima botta perché visto mi confondo, guardavo altre cose. Scegliete una lettera, perché avete tipo 2 secondi per scegliere una lettera e fare un discorso di senso compiuto. Pronti? Mi metti un sottofondo di quello bello simpatico. Vai. No, posto. Allora, sei pronta? Pronta? Comunque, se tu sei pronta, hai scelto la lettera. Che lettera hai scelto? S. Tu che lettera hai scelto? C. Ok. Inizia Desiree, ecco. Giuria, pronti? Ci siamo? Vai, Bruno Tamburi, vai. Ciao, sono concorrente. Stupenda. Come? Nella cantina. Serena. Forza. Senza paroli. Che? Oggi è il capice. Guarda, questo è senso compiuto, secondo me ce lo tiene a voi, perché per me non lo è. Applauso per la giuria, non ci siamo. Era difficile, era un po' difficile. Sei fortunatissima, vedo. Complimenti. Vabbè, non ci siamo riusciti nemmeno noi. Effettivamente è vero. Questo, facciamo un'altra prova. Nella lingua e nelle mani è chi l'ha scritta questa prova. Chi è stata? La Demi, questa prova, scommetto che è stata una. Ma proviamo a farne un altro, dai. Un altro. Forza, dai, forza. Che lettera scegli? Bravo, ecco. Tu che lettera scegli? A C. La A. Ah, bravissima. Ok, allora parti. Tu parte lei. Adesso sono andata. Sicuramente. A. Scuola. Arancia. Banana, ma che cazzo! Siamo arrivati a fare
qualcosa. Ok, ringraziamo le due ragazze. Aspetta, sono domandate, prima di andare devono... Ah, un'altra sfida in coppia. Certo, in coppia, okay. Sei due. 3, 2, 1. Il passo. La sfida è vostra, ragazze. Una basta. Abbruscato. Abbruscato. Bravissime, ragazze. Si prepara Serena, prego. Accomodati. La prossima aspirante damigella è, puoi andare se vuoi, Serena Balsamo, età 18 mesi, Termini Milanese ovviamente. Ora terza media, cosa vuole fare la grande? La ballerina e signore Cassetto è diventare una ballerina. Io lo chiedo a te, perché devono scegliere te per fare la damigella? Perché allora, perché sarà sicuramente un'esperienza bellissima e perché mi piacerebbe affiancare i nanni e divertirmi. Bravo, sì, uguale a quello che hai scritto. Hai dimenticato la pace del mondo, vero? Anche a te il fitico solo per la palla, la palla delle prove. Attenzione, attenzione, devi essere un po' più fortuna rispetto alle due colleghe, chiamiamole così. X per chi? Per Davide. Non ci siamo. Serena, pronto, ti raccomando, è il tuo destino adesso, eh? Su, fatti due. Ah, attenzione, secondo Saranzanda. Secondo Saranzanda, come consiste la parte? Vabbè, questo è semplicissimo. È semplicissimo. Non c'è bisogno di spiegare un pochettino nulla. Perché? Verranno messi tre brani. Tu devi essere veloce a indovinare subito il titolo del brano. Attenzione. Quindi siamo pronti? Pronto, ci siamo, regia. 3, 2, 1. Aspetta, fermo. Devi inventare un pulsante, un buzz. Io prego Giuseppe di Gesù di venire qui, per favore. Perché ci hanno detto se fai questo gioco vogliamo a Peppe di Gesù come pulsante. Pulsantiera vivente, un applauso! Un applauso! A Peppe di Gesù! Devono pigiare la tua tigna! Ecco! Benissimo, Peppe! Quindi dovrei scendere nei nostri piani, perché noi siamo piani bassi. Ok, e poi io. Questo è il pulsante. Ok, chiedo poi a Giulia Dell'Utri di dire che verso deve fare Peppe per suonare il pulsante. Aspetta che vado lì per camminare. Ok, è una bella cosa bella questa, vai. Il silenzio non mi piace. Attenzione, vai. Giulia è pericolosissima, raga. Attenzione, verso dell'asino. Ho promesso io il verso dell'asino. Allora, arriveranno prove anche per le ragazze, ci sono due salabande. Quindi, allora, prova a pulsante, Serena, prova a pigiare su Peppe. No. Ecco, perfetto! Il pulsante funziona bene. Più lungo. Un asino un po'. Giusto, giusto. Ah, quindi ti consiglio di arrivo. No. Okay. Perfetto, perfetto, ci siamo. Ok, regia, ci siamo. Pronti col primo pezzo. Il pulsante può suggerire? Oh. Guarda! Oh, Maria Sabato! È quella regia? Andiamo! E lei! È quella, la prima è andata! È la base, Serena, è la base! Sono tre! Altre due pigiate! 3, 2, 1, regia, pulsante, scendi dai piedi bassi! Mi raccomando, presto! Bravissimo, brava! Cioè, tu
Pupo sì e J-Ax no. Pupo, vai a differenza. Pupo. Ti piace è Sanremo, è Sanremo, da poco c'è stato il festival dove sono tutti. Allora, io andrei avanti con l'ultima. Ultima. L'ultima canzone, noi mi raccomando, se no questa. Allora, da questa canzone dipendono le sorti della tua carriera da vincere. Perché se andava bene le due prove precedenti, vediamo come in quest'ultima prova che sarà sicuramente più difficile. 3, 2, 1. Attenta Serena. Il pazzo di mente è contento per le capocciate. Urlare il bel. Dai, ce l'ho pure l'aiuto. Quindi una legge ritardo. La vasca. La vasca. E la vasca. Una porta serena. Una porta serena. Se la mazzo tre coppe. E l'abbiamo fatto. Faccia. La serena, fa la sfilata. La sera serena e poi ti raccomodi insieme alle tue colleghe aspiranti a Nigella. Ciao, ciao. Allora, andiamo avanti. Allora, chiamiamo adesso Laura Amenta. Benissimo Laura. Aspetta un attimo, prima per onore. Laura è una ragazza di 25 anni, da Rimini Venezia. Frequenta l'istituto competitivo Paolo Sasso. Da grande vuole fare la maestra dell'infanzia. Il sogno del cassetto è essere la damigella del carnevale, è il grande sogno. E poi, perché Giulia deve scegliere te? Dillo tu stessa. Io sono a contatto con i bambini di 6 anni e 12 anni. Bravissima, però ti dirò di più, noi siamo un po' tutti, però sembra bambini pure da che fare. Noi torniamo bambini. Con questi ragazzacci lì. Quindi diciamo non è un punto in più quello tuo, no? Sì, assolutamente sì. Va bene, quanto terribile. Allora, sono uscite una prova difficile, una prova intermedia. C'è di peggio là dentro. Io ti faccio il mio personale in bocca al lupo. Cosa per me è grosso, che è la prima errore che ho tagliata io. Ah, adesso cara mia, questa è bella. Mima una canzone. Ha trovato, ha pescato Mima una canzone. Mima allora, una canzone. La canzone la. La canzone che devi mimare, noi la diremo all'orecchio. Si può dire all'orecchio? Si può dire, non è che sono. Quindi Davide, che ha un grosso repertorio, certo, perché certo. Lui che si occupa di fare i CD, di. Comunque. La boh, sì. Ho scoperto ieri che comunque fa come me, praticamente. E dovrà suggerire un titolo di una canzone all'orecchio e Laura dovrà mimare senza muovere le labbra. Mi raccomando. Alla giuria. Sì. Devi riuscire a far indovinare la canzone. Allora io sto per. Titolo in spagnolo, ti raccomando. Sono fatto troppo. Vai. Allora, silenzio, puoi avvicinarti da vicino alla giuria e mimare questa canzone. Se muove le labbra no. Dove ci andiamo? Davanti alla giuria. No, è italiano. Allora, andiamoci piano piano. La prima parola. Faccia piano piano. Marchi della seconda. Stasera mi butto. È Luca indovinato. Come sempre. Qual era la canzone? Stasera mi butto. È troppo bravo di indovinare. Allora ragazzi, bene. Allora Laura, tu hai forse stata forse la più brava a fare subito la prova. Perché? Perché era una facile, l'ha fatta pure. Stasera mi butto. Vabbè, c'era prima il discorso complicato. La provocazione invece no, è stasera mi butto. Beh Laura, ultima sfilata e poi ti potrò accomodare. Prego! Prossima ragazza, marcia!
Martina, piazza Palotto. Prego Martina. Va, 3, 2, 1, puoi andare. Abbassare le tue Martina. Lei è Martina Piazza Palotto. Dico tramite la termine merenda. Buona ragioneria, cosa vuole fare? Grande, la poliziotta, collega. Bene, sogno nel castello. Sogno nel castello. Il mondo. E perché la giuria dovrebbe scegliere te per fare la damigella? Mi piacerebbe provare questa esperienza. Come vuoi girare il mondo? E in quanto tempo? In divisa. Senza limite, sempre girare il mondo. Senza limite? Ce la fate 80 giorni, cosa ne pensi di questa iniziativa? Coraggiosa. Ok. Allora, ok, grazie. Anche per te la prova. Prendi qualcosa per fare anche la qualche ragazza. Non va. Mima. Luca è escluso però dalla giuria in questa prova, Luca. Perché mima un film. Mima un film, tu sei troppo bravo. Cioè, quelle facili le stanno mirando tutte, noi vogliamo una in particolare. Vabbè, dopo Valentina, tu puoi andare lì, che ti danno una penna. E riporti. E puoi andare là. Ok, hai dato già il film? No, dico subito il film. Bravo, me lo pensavo pure io. Tu casomai la canzone è pronta? Con questa roba di sottofondo ti puoi avvicinare. Prega, te l'onore! Luca, puoi indovinare! Ma dove stiamo andando lì? Allora. Non puoi parlare, è Mimo. Forza, vai, iniziamo. Aspetta, ci siamo. No. No. Basterebbe un gesto e si capirebbe tutto, va? Hanno indovinato? Lei è una truffa, in perfetta stile col comitato, me lo dobbiamo dire. Hanno indovinato il titolo? Sì, ma perché c'è stata una truffa? Allora, un'altra prova! Un'altra! E allora per te? Perfetto stile comitato, allora ci sta Alberto, perché sono le truffe. Mi era troppo facile questo. E allora, bene, carissima. Martina, a te l'onore della sfilata per conquistare il cuore della nostra giuria. Prego! Benissimo! È arrivato il turno adesso di Annalisa Ingrassia. Adalisa Ingrassia, una ragazza di 28 anni che vive a Termini Imerese. La gran... Scusa, non so se l'hanno fatto. Che è successo? La scuola... Socio psicopedagogica, ormai scuola, giusto? Cosa vuoi fare da grande? Allora io ho messo la fine della filosofia. Una filosofia, quindi il sogno del cassetto è quello di fare l'uratrice. Benissimo. E per chi la giuria deve scegliere te, il tuo ragionamento deve essere, mi raccomando, convincente, perché saranno loro che potranno fare. Allora, amo il carnevale, è un'esperienza nuova e passare questi giochi voglio loro. Benissimo, è arrivato anche per te. Beh, è fondamentale mangiare, Adalisa. È arrivato per te il momento del pirigozzo. Prendimi qualcosa di bello, che ci ho messo tanto amore per farle tutte. Primo ballo di gruppo. Attenzione. Ah, visto che il nostro carnevale è ricco di questi momenti dove si deve ballare. Questo è un requisito fondamentale della vincere il ballo, quindi... Allora, il ballo di gruppo è semplicissimo. Se conosci i passi tradizionali non fa niente.
devi o improvvisare oppure fare i passi che si conoscono. Regia, ci siamo? Ti puoi mettere o qua a metà? Regia la fa anche questo. Soprattutto, è fondamentale, quindi hai per... No, uno. È un ballo, un ballo. Poi se vogliamo imitare facciamo finta che c'hai un nonno. Ciccio, vieni qua un attimo. Franci, vieni qua. Come ha detto, ci siamo su per giù. Quindi siamo. Immagina che lui è il tuo nonno. Ecco, perché ne ha chiesto compagnia, non me ne vado a vedere. Ok, quindi, regge, ci siamo. Devi ballare il ballo di gruppo insieme al nonno. Su. No, su. Su, tu fai il naso, su, ok. Su, 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 su. Ma io non ti lascio mai fuori, devi fare l'altro. Fantastico. L'entusiasmo di Ciccio, indescrivibile. Come hai visto il male? Adesso, forza, davanti alla giuria devi portarlo. Ma chi se ne frega, chi se ne porta, chi se ne frega, chi se ne porta. Ha lasciato il nonno da solo il braccio. Il nonno lo sta lavorando. Già, sarà accaduto 5 volte, 6 volte. Dammi un po'. C'è l'animazione. Salute. Assol, salute. Assol, salute. Assol, a chi? Assol. A casa, a vedo. A casa, a vedo. Prego, la rotella con l'ultima sfilata e poi ti vai a rimettere al posto. Benissimo, grazie Elisa. La prossima è... Grazie, grazie anche a Ciccio, al nostro nonno, nanno. La prossima è a... Ali... Alice Adelfio, 15 anni, riguarda il liceo scientifico. Vuole fare la donna dell'angelo di Victoria Secret e sogna nel castello diventare una principessa e sposare un re. Mamma mia, qua al massimo di vecchio un nonno e non ha una raggiata, cioè male più vada. Allora, perché ti dovrebbero scegliere? Perché è una bella esperienza, perché mi danno un buon perché sono simpatici. Ah, ah, e perché sono? Perché sono? Ah, ecco Micola, un applauso da Alice! Bravo! Ha aggiunto, ci siamo! Allora, anche per te il momento della riffa qua, vai. Mi raccomando, concentrati nella pesca. Siamo in terra. Anzi, chi vuole acquistare biglietti? Uno. Quanti ne hai presi? Tu e altri due siamo il 5. Quanto fatto? Allora, il bigliettino qui ci dice che come quiz avrà il quiz del carnevale. La sua prova sarà il quiz del carnevale. Un'ottima prova. Questa... Quindi questo è fondamentale, sai, perché noi scegliamo da Vigiano in base anche a loro, la cultura. Alla cultura che hanno del carnevale, perché sai che la Vigiano deve sapere tutto del carnevale, tu sai tutto del carnevale, vero? Che significa carnevale? Sa tutto del carnevale. Bene. Sì. Ne facciamo una a testa, sono 5. La seconda, quiz 2. Meglio il pizzino qua, che cosa sono c'è da me, sono pizzini, non ne vogliamo. Allora, prima domanda. Il pasto preferito del comitato dei nanni. Dobbiamo dare le alternative. A. Pane di manello. Dobbiamo dare le alternative, altrimenti. Allora, pane e panelle. Macarruna, panino, porchetto e patè d'olive. O pane e salsiccia. Quanto il tempo? E per riguardare qua non sono messo in ordine. Puoi dirlo. Maccheruna? Na na na. Era dell'Utri, era. Aspetta che vado. Per me è tutte, però vabbè. Cioè vabbè, figura. Tutto, però noi prendiamo il panino con la porchetta. Noi siamo abbiamo panino, porchetta e panino. Noi abbiamo l'abbonamento da porchettare. Ti piace la porchetta? Patate d'olive?
Lo dici perché vuoi essere preso o perché vuoi essere preso? No. Porchetto tutta la vita. Seconda domanda, vai Davide. Allora, quale tra le seguenti cadute è realmente accaduta? La nanna inciampa per strada. Il nanno cade dal carro attraverso la botola. Il nanno cade dal palco in piazza. La nanna cade dalla Vespa. No. Vado a vedere se poi. Lei dice il carro e scusate, il nanno cade dal carro attraverso la botola. Esatta! Bravissima! Allora, io mi metto qua perché è molto. Qua. E vabbè, me ne sto andando, va. Boh, me ne va. Allora, terza domanda, ad una festa. La damigella. E questa ti interessa perché potrebbe essere il tuo lavoro nelle prossime settimane e mezzo. Ad una festa la damigella. Sta ferma a controllare che le maschere non vengano toccate. Balla. Si scatena. Saluta la folla. La damigella. C'è tempo. Sta ferma a controllare che le maschere non vengano toccate. No, risposta. Devo anche ballare, però. La risposta esatta era. Si scatena. Mamma mia, mi dispiace. Siamo 1 su 3 finora. Non è possibile fare 50 e 50 con l'ultima domanda. Mi raccomando. Ultime due. Allora, c'è l'altro foglio, scusatemi. Per voi è no. Allora, accessorio preferito al nonno, donando. Il fazzoletto. Il bastone. Il cappello. I confetti. Il fazzoletto. Risposta esatta. Cosa non deve mancare alla damigella? Hai la possibilità di vincere la prova. La borsa, il rossetto. La spilla da balia. Il fazzoletto. Questa è tecnica, eh? L'esperienza. Cosa non deve mancare alla damigella? Bisogna essere anziani per sapere questo. Anzianità. La vecchia damigella era tutta bucata. Ci ho pure aiutato. Ma che fa tu? La spilla da baglia. Esatto, bravissima. Esatto. Bravissima Vince. Bravissima. Grazie Vince. A te l'onore, l'ultima sfilata. E poi vuoi andare a posto. Aspirante damigella. Si alzi pure Camilla Ameli. Benissimo. Dove è Camilla? Ma sarete qua. Camilla è una ragazza di 16 anni lì a Termini Imerese. Per quanto è liceo classico, Gregorio è un problema. Sta cosa funziona. Allora ragazzi, no, adesso abbassiamo la musica. Queste ragazze di oggi. Allora, cosa vuoi fare da grande anche tu? Che sali già, metto più lontano l'effetto ottico, eh. No, non è scritto però. Devi dirlo! Ma devi dirlo, ormai devi assumere le tue responsabilità, carissima Camilla. Che è scritto? Da grande vuole fare? La principessa. La principessa! Il sogno nel cassetto, eh! Hai tempo di vuol dire essere mantenuta comunque. Diventare miliardario. Anche il mio, diventare miliardario, bravissima! Perché la giuria deve scegliere te? Perché voglio sapere chi sono i nanni. Ah, però c'è il segreto. Sai che se dovessi diventare damigella, tu giurerai perché è un segreto. Ma ti erai con la vita altrimenti, attenzione. Poi sono fatti tu. Sono morto. Cioè guarda la che c'è. Tutta per la centrale, eh. Comunque anche per te il momento della. Ma non ho capito questa cosa. Cioè che se lei dovesse dire il no, i nomi. No, la più severa, dolce. Ecco, salutiamo Alberto, non farà più parte del comitato. Non mi permetterei mai di venirti contro.
Allora, hai pescato. Ah, ci sembra cosa. Secondo continua tu. Ah, allora, adesso il nostro Cristian Alberto spiegherà brevemente le regole del gioco. Il secondo continua tu consiste che verrà messa una canzone. La canzone scorre, tu canticchia. Canticchia, vedi che è facile, no? Verrà stoppata per 5-10 secondi, tu dovrai continuarla. Questa cosa verrà ripetuta per 3 volte. Quindi almeno 2 volte inzetta il tempo e le parole. Inzetta si può dire. Allora, la regia. Te lo qui. Allora non mi assumo la responsabilità della canzone che sto per mettere perché sarà detta da loro, va bene? Ok. Ok. Questa è opera di Marianna Vittorino, quindi pigliatela con lei, non ho fatto nomi. Aiutiamo a Gigi con la Vespa. Ma siete, ti imbarazza o non la sai? Ne mettiamo una, allora, è giusto. Voglio concedere il tè nero, paraponzi, ponzi, po. Alle fate dei chili mangiare, paraponzi, ponzi, po. C'era un popolo di galli, ha inventato il testo. Aveva giustizia, aveva stoffo. Ok, per te è arrivato il momento dell'ultima passerella. Prego! Eccoci! Grazie Camilla! La prossima è Arianna Dinisi! Arianna, prego, la passerella è tua! 21 anni! La grande vuole fare lo stessica, sognare il passetto e diventare fotografa. E perché la giuria deve scegliere? Perché sono molto stellare, mi deve stare tra la gente. Bene Arianna, abbiamo detto tutto perché sei partita troppo, quindi ecco, dovevo dire troppo. Allora Arianna, andiamo subito al sodo, che so che è quello che ti preoccupa. Ma mi rende una cosa buona. Cioè, ci ho perso giorni per farle, quelle belle non me le prendi. Allora, questo è veramente bello. Allora, un bicchiere d'acqua, me lo puoi gentilmente. Allora, canta con l'acqua in bocca. Allora, dovrai, non devi, devi riempire leggermente la bocca, leggermente però assai, eh? Mi raccomando, cioè, leggermente assai. Cioè, in modo che non devi sopravvivere. Cioè, devi arrivare al livello che non devi poter cantare, però devi cantare. Dei gargarismi sono in pratica musicali. Ecco. Quindi no, non ti so. Tu berrai questo bicchiere e dovrai cantare la canzone che la regia ti manderà. Già, ce l'ha. Quindi il bicchiere d'acqua sta arrivando. Ma è troppo. E si distrae. Giusto. Con questo non è che non può cantare, però no. Allora, non può cantare, sono gargarismi. Inizia. No, inizia a bere, Arianna. Bevi, bevi, ancora, non vale, vai, ancora, bevi. Cioè no, bevi, metti in bocca, e un altro po', l'ultimo, no. Basta, ci siamo, allora, ragazzi, dobbiamo aver cantato. La canzone è... Vediamo anche il mimo, Tu non ci crederai, ma vedo le mille bolle blu che vanno in cielo, non si ricorda. Salvo cento per il cielo. Vai. Un po'
potabile. È potabile. È potabile, è potabile. Ok, abbiamo chiesto troppo. Bravissima, bravissima. Grazie. Allora, ultima passerella per te e poi ti mando ad accomodare. Prego, grazie ancora. Facciamo una prova alla giuria. Allora, ci dovevamo pensare prima. Sì, allora, per dimostrarvi che noi comunque non stiamo sfruttando ancora la vigella, chiameremo un bravo della giuria per fargli fare la stessa prova. Un nome a caso. Elisabetta. 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 Che lei ha scelto la prova. Elisa, prego. Lei ha scelto la canzone. E volevo pure che alla navicella dovesse mimare. Quindi, e deve solo il ritornello. Mille bolle blu. A dai, cappella. Elisa, dai. Dai. No, qua. E certo. Qua. Non l'ho buttata, era pronta. Grazie Michela, l'ho sentito. Allora Eli, a te silenzio. Oh, bevi però, no? Cioè, bevi. Cioè, mi raccomando. In camera nelle guance. Con la mimica, quella delle. Pronta? Vabbè, è difficile! Ok, grazie Elisa! Elisa! Un applauso Elisa! Devo vendicare un quel genere maschile, visto che poco fa Peppe di Gesù si è immolato. Allora, prossima ragazza ce l'hai tu, facciamo come a Capocondi per dei Filippi, ce l'hai tu, vai. Pare. Allora, prossima ragazza, Federica Bernice. Prego, tira Federica. Federica è una ragazza di 17 anni, nata a San Diego, si frequenta la terza media. Da grande vuole fare la parrucchiera. Il sogno del cassetto è quello di diventare una ballerina. Ecco, alla giuria possiamo scegliere te. Sono una ragazza abbastanza intelligente e con grande capacità e mi piace fare questa bellezza. Perfetto, perfetto, è arrivato anche per te il momento di prendere il pizzozzo. Mi raccomando, sei sicura? Prendine una bella, cioè bella per te, poi per te. Vabbè, Sarabanda anche per te. Anche per me ci sono prove bellissime. Quelli ce l'abbiamo fatto per mettere il numero e escono tutte quelle più facili. Sarabanda! Sarabanda! Oh! No, non lo dico la battuta di fatto oggi. Allora, Sarabanda è Sarabanda 1. Quindi anche per te un pulsante a caso. Giulia Deludi, la vediamo qui, per favore! Giulia! Dai Giulia! Per par condicio deve scegliere Giuseppe. Gesù, è giusto Gesù. Il pulsante. Allora Beppe, ti raccomando, ti vuoi consultare? No. Deve fare qua tre volte. Sì, ma tutti. Giulia, scendi nei nostri piani. Scendi, brava. Allora. No, la pulsante. No, Peppe scendeva solo quando. Guarda, lo dice fa un dai, pronta? Prova pulsante 3-2-1. Qua. No, allora, il pulsante deve essere più. Arzillo! Dai, riproviamo! Qua! Bellissimo! Applauso al pulsante. Allora, prima canzone. Qua. Non si scarica pure, eh? Il titolo era? Andiamo a comandare. Bellissima! Io lo sono un pezzo di lei. Seconda canzone. Questa è bella. Romantica. Qua. Qual è il titolo della canzone?
terza e ultima canzone. Anche se già risulta vincitrice nella prova perché non è 2 su 3, però per far condicio andiamo avanti con la terza prova. Giusto. Hai montato tutto. Secondo lei Alessandro Amoroso però non si ricorda. Perché io ho una cartella. Era. Ma non mi ricordo il nuovo singolo di Alessandro Amoroso. Bravissima. Prossima ragazza, Giulia Virato. Lei è. Giulia Virato, 16 anni, termini di ingresso, studente del liceo classico, la classe vuole fare da pediatra, sogno nel cassetto a lavorare nei paesi del terzo mondo, perché la giuria deve scegliere te? Allora, perché sono bellissima, simpatica. Allora, è giusto. E poi farei fare una runway. Fare? Una runway. Cos'è la runway? L'ha scritto pure, quindi. Cos'è la runway? Run, course, away. Una sfilata. Una sfilata? In particolare. Una stella correndo? Allora, dobbiamo sapere non suo nonno a caso, Ciccio! Non è qua giocare il fratello, vai Ciccio! Prova a fare il runway con la pseudo damigella. Ci spiego cos'è il runway! Pronti? Come si fa il runway? Si sfila davanti, si fa una cosa quando si arriva. E vediamo, facciamo il runway. Poi il naso, i fratelli Virato, ci fanno vedere stasera la prima il runway. Ecco, poi Giulia Virato e Ciccio Virato con runway. Cammino sì. Grazie Francia. È arrivato anche per te il momento del pitigozzo. Cosa vorresti prendere, Giuliano? Oh, ci sono cose bellissime, per favore. Cioè, manco per farlo, sì, ma... Il Carnaval! Non potevo... Applauso! Perché? Allora, la strada della vicenda, là, non poteva essere... Cioè, per te, Runway, fai tempo, fai che balli. Allora, la regia c'è, a posto, la ragazza dovrà imitare o cercare di fare passi simili alla pubblicità della team. Che ragazzo ballerino quello che ha fatto? Pronto? Puoi andare! No, prima, aspetta, ce l'avevamo una promessa! Prima dobbiamo andare noi, l'avevamo promesso, Pazzia. Io posso andare dietro a lei, che io la aiuto. Allora, andiamo dietro a lei, ok? Non ci siete d'accordo? Dietro a lei? Vuoi fare qua cibo nei villaggi? No Luca, quello io faccio. Lo mi metto lì, no, dietro. No, dai, per favore. Ma prima tu, dove sei dietro te? Cosa vuoi fare la grande?
Dillo tu stessa. Il manico. No, vabbè. Collega. Ah, no, ma vabbè, chi sono sponsor se l'è preso me. Fare il medico in generale deve fare emergency. Il medico in generale. Sono nel cassetto, questa è fantastica, lei non ha comodino in camera. Allora una colletta per comprare il comodino a Giuliana. Esperti siamo noi. Veramente. Cioè tu che mi dici a me un comodino, effettivamente. Ciao, perdona, Giuliana c'è qualcosa che non va. Va bene. Perché la giuria deve scegliere te, Giuliana? Conquista la giuria, vai, non dire questo, te lo consiglio. Prova. Allora, qua abbiamo bisogno di una persona che ha richiesta straordinaria, nessuno me ne voglia. Cioè, perché mi guardi così? Allora, me l'hanno richiesto. È Titanic la prova. Quindi ci vuole un DiCaprio e una. No. Questa volta a me hanno chiesto di far fare Leonardo DiCaprio a una persona. Perché così? Ah, visto che comunque bisogna fare così, e tu ti vedresti anche solo, e lui si vedrebbe. Davide deve fare DiCaprio. DiCaprio. E lei deve fare Ross. Dai. Rosa. Ross. Allora, dai, diciamo davanti e Giulia. Prendo la mia X. Sappi che non è opera mia. Va benissimo, allora. È lei il braccio destro della Raya che ha avuto questa idea. E allora? Spiego brevemente la prova Titanic. Allora, verrà messa la canzone. E quindi ci sarà giusto tu così e lui dietro. E dovrete un pochettino tipo senza recitare la parte del Titanic. Cioè dove? Rosa, ti fidi di me? Sì, mi fido. Rosa, ma dico. Cioè, ok, una cosa breve. Ok. Pronti? Partenza. Vai. Apri la mia. Rosa, ti fidi di me? Rosa. Sì, Giacomo! Svola! Svola! Non preoccuparti, ti salvo io e Rosa! Bravi! Meno male che ha spartito dall'iceberg! Cioè, anche per te, l'ultima passerella, ti ringraziamo, bravissima! Allora, prossima ragazza è Rachele Lopresti. E qua, 7-1, buona andare. Rachele Lopresti, 15 anni di imprese e scuola della gioieria. Vuole fare la fuori in corsa, il suo sogno nel cassetto diventare una campionessa di lotta libera. Perché la giuria deve scegliere te? Perché è una cosa carina e anche un'esperienza in più. Scusa, vuoi fare la poliziotta? Vuoi dire con le fiamme, tipo con le fiamme azzurre? Benissimo. Poi ti spiego perché. Comunque, anche per te è arrivato il momento del. Devi saperlo perché c'è l'ultra sera. Pizzicotti. Siamo già pizza, eh? Questa è bella. Quiz carnevale, il quarto quiz carnevale. Quarto quiz del carnevale. Allora signori, direi di andare spedire, sei pronta? Ci siamo, no? Ok. Iniziamo con la prima domanda. Fazio, pronto col cronometro vocale. A fine lettura del testamento. Ci siamo? Cosa succede? Il nanno muore. Il nanno abbraccia la nanna. La nanna perde il comando. Il nanno saluta. Cosa succede?
scegli. Il nanno muore. Risposta esatta. Applauso spontaneo. Ma spontaneo, Seconda domanda. In macchina, durante il tragitto ad una festa, si dorme, si tolgono le maschere, si canta a squarciagola, si guida piano. Si canta a squarciagola, risposta esatta! Terza domanda, scusate, la nanna è da tradizione. La nanna è donna e il nanno è uomo. I nanni sono due maschi. La nanna più alta del nanno, i nanni hanno più di 30 anni. La nanna è più alta del nanno, risposta esatta! Esatta! Guarda, le scarpe dei nanni devono essere nere. Hanno i lacci. Non devono avere marchi. E sono bianchi. O sono bianchi. Non mi viene fazio il tempo. Devono essere nere. Risposta corretta era. Non devono avere marchi. Ultima. Che colore è il fazzoletto del nanno? Mi indica, risposto subito. Risposta diretta, rosso. Bravissima. Mirata. È arrivato il turno di tagliare a carbone. Tatiana, potere del tuo. Tatiana, una ragazza di 22 anni, tra i il suo solo nel cassetto, aprire un locale per VIP, very important people, perché la giuria deve scegliere te, questo voglio farlo io a te. Allora, perché mi piace mettermi in gioco, mi piace fare questa esperienza, anche devo ringraziare tutto lo staff perché è riuscito a portare avanti questa grandissima tradizione che L'emozione, la lingua giustamente si è impastata mentre stava nel caso, ok? Grazie a te per aver partecipato. Hai provato a comprarti il comitato, eh? Allora, dai, pesca. Oh, una bella. Cosa vorresti pescare? Una bella. Continua tu. Primo continuo tu. La possiamo cambiare questa prova? Sì, cambiamola, Fazio, siamo arrivati alla fine. Sì, vai. Un'altra. Non mi piace, c'è di più belle. Quiz carnevale. Dove continua tu? Quiz carnevale. Possiamo sceglierla noi. Io. Dai. Mi dico. Dai, ultima e tiriamo. Ah, bella, balla coi nanni. Balla coi nanni. Allora, mi serve il nanno. E poi mi serve Angelo. Vieni qua, Angelo. Chi è? Ah, Marco! Vieni qua, Marco! Uno alto e uno basso! Devi fare la nanna! Lui deve fare il nanno e deve ballare con la divisione, ma io tu devi ballare con loro! Prego, Tania! Prego! Quindi ha preso colore dopo questa sfilata, Claudia, molto male. Bene, Claudia, anche per te, arriva e pronta a prendere quello che si è. Ah, disco, secondo disco
percorso strano. Quindi dobbiamo prendere l'altra ragazza. Direi di chiamare Michelle Spallitta. Pronto, Michelle? Forza, Michelle, anche per te sfilata. Vai in presentazione. 3, 1, via! Michelle è una ragazza di 5 anni. È di terminare sempre con il liceo artistico. Dico, dice la fu. Ecco, infatti. La grande vuole fare la criminologa. Sogno nel cassetto di viaggiare. E perché la giuria deve scegliere te? Perché mi ritengo una persona simpatica. Bravissima Michelle. È auto, è autocritica. Autocritica, non so. Allora, quindi la critica. In che senso? Bravissima, questa è una domanda strabocchietto. Bravissima. Avete già visto com'è il discorso strano. Quindi una lettera per Michelle. Lettera. M. Lettera, Claudia? Come? C. C. M. Pronto, inizia Michelle. Michelle. Ecco, dove iniziare Michelle con la sorella? M. M. Ciao. Ma. Ecco, beh, una è un po' universale. No, no, tu devi dire solo una parola con la lettera. Sì, dal capo. Sì, basta, a che lavorare. Là, avanti. Mamma. Monotonia. C'è. Ragazze, sono molto perspicaci queste scuole. Forza. Maravoglia. Io direi di fare un applauso perché per la Create. Volete un'altra lettera? Un'altra occasione gliela diamo. Allora, un'altra occasione. Discorso in senso compiuto. Lettera. Aspetta. C'è tutto, c'è la M. Cioè la lettera è più difficile, la M. Ah, quindi. Vai, inizia con la L. La X, un secondo. X. Y per Michelle. La P. La P. Pronto, discorso strano. Laura. Che Laura. Bacia. È un bravo. Insomma, possiamo dire. No. Porta. Lascia Laura. Portare. Pappina! Pappina! Il discorso è veramente strano. Per voi, ultima passerella e poi dovete andare a comodare. Ultima aspirante, Valentina Barbata. Credo uno puoi andare. Ripeto, Valentina Barbata, 18 anni, Termini Imerese, liceo artistico. Vuole quella grande arruolarmi nella marina militare, prendere il cassetto, finora nessuno. Bene. Allora, Valentina, perché la giuria Valentina, Valentina, ti deve scegliere? Ah, penso per come? Pensa. Se gli faccio simpatia. Pensa per simpatia, se gli faccio simpatia. Beh, era quella che ha scritto. Simpatica. Però carnevale si mette sempre simpatica. Allora. Allora, mi prende una buona. Allora, questa no. Fazio. Ecco, ecco. Vai. Ce n'è una bellissima. Rispondi sbagliato, ecco, questa volevo dire. Ah, allora, rispondi sbagliato. Aspetta che prendo qua. Aspetta. Un po'. Allora. Allora, è un po' come avanti un altro, no? Io ti faccio la domanda.
a Tinetta al Carnevale, io ti faccio una domanda a Tinetta al Carnevale, tu mi devi rispondere in maniera sbagliata. Attenzione, ti puoi aiutare perché tu non la sai, dici quella che tu pensi quando è sbagliata. Pronta? Francesco, abbassa. No, 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 era la domanda, una richiesta al servizio. Allora, Nanno Nanna, chi è più alto? Metti il microfono, cioè Nanno Nanna, chi è più alto? Co? Bassa o alta, in quale termine scrivono i carri martedì? Troppo tempo. Da capo, Nanno Nanna, chi è più alto? Basso o alto, in quale termine scrivono i carri il martedì? Carta pesto o carta colla, di cosa sono fatti i carri? Nanna o nanno? Pazzo, sei confuso! Mezzapinno o mezzapenna, come si chiama il foglio del carnevale? Come? Mezzapenna. Cioccolato o confetti, cosa lanciano i nanni dal carro? Ciambello o caramelle, cosa portano i nanni nelle scuole? Carretti o carri, cosa aspirano per carnevale? Carretti o carri, cosa aspirano per carnevale? Cavallo o buoi, cosa ha trainato un anno la carrozza dei nanni? Celeste o giallo, di che colore è uno dei vestiti delle damigelle? Giallo. Petta o coscia, cosa? Te li faccio dal capo, eh? Allora, pronta? Continuiamo. Petto o coscia, quale damigella fa parte del comitato? No, sbagliato. Nanna o nanno, chi è più alto? Basso o alto, in quale termine ispirano i carri martedì? Carta pesto o carta colla, di cosa sono fatti i carri? Non va bene. Mezzapinno o mezzapenna, cosa si chiama il notaio del carnevale? Petto o coscia, quale damigella fa parte del comitato? Figlio voglia, cosa non si muove se fumino? Voglia? Come? Era voglia, brava Valentina! Abbiamo anche per te l'ultima passerella, prego! Ultima passerella, no! Non ci pensare più! Ricordo, tranquilla, Ciccio Paolo! Ok, proseguiamo con l'ultima ragazza. Si alzi Ottavia mangia fritta. E poi Ottavia, chiamato Ottavia. Ottavia mangia fritta. Ah ah ah. Cerchiamo Ottavia mangia fritta. Ottavia, piacere. Cos'è? Molto, molto free. 3, 2, 1, poi sfilare, sfilare. Vabbè, ti puoi spogliare mentre sfili, perché dovrebbero cioè... all'interno del braccio se c'è se la esco molto per no 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 sì 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 da, da. Canta con l'acqua in bocca, non ce n'è l'acqua per sì, sì. Già abbiamo fatta mille bolle blu, conosci l'inno, conosci l'inno, questo è fondamentale, questa è fondamentale, fondamentale. Questa è fondamentale. Quindi, perché come il nostro senso, come continua tu, verrà messo lì, no? Tu dovrai cercare. Perché? No, devi farlo. Verrà messo lì, no? Verrà stoppato in più parti e tu dovrai continuarlo. Pronto? Regia? Pronto? Tamburino, profumo in mattarlo, la gane parla di greco.
grazie Ottavia, buona passerella. E poi la giuria si può ritirare per allora giuria, quanto tempo volete su per giù? Allora ci siamo pronte? Manca poco, iniziamo un po' a chiedere il parere delle gente. Innanzitutto un applauso a queste bellissime ragazze che hanno deciso di partecipare a questa selezione. Noi come potete vedere siamo una cittadina di 30.000 abitanti, conosciamo tutti, ovviamente siamo sicurissimi dell'oggettività della nostra Giulia, anche se possono esserci più conoscenti, più noi conosciamo forse poco. Sì, sì, qualcuno lo conoscevamo, ma siamo certi che la nostra Giulia sia oggettiva e imparziale. Ebbene, adesso faccio un buon giro. Perché sì, io ne vorrei approfittare per. Perché vi girate, dovete guardarmi, potrei chiedere uno di voi. Io ne vorrei approfittare di questo buco per ricordare comunque chi ci ha aiutato. Ringraziamo ancora il Country, la Proloco, il Comitato dei Nanni, la Società del Carnovale, System Sound Service, Save the Carnival, la piccola Stelvia Elva, non lo che e Antonio Macaglione per le foto insieme. Madonie, notizie? La ragazza, Madonie, notizie. Ringraziamo a tutti questi sponsor e persone che hanno contribuito alla realizzazione di questa serata. E ricordiamo che domani sera ci sarà la cena Save the Carnival. Sempre qui al Country. Ricordiamo che parte del ricavato andrà come sussidio per aiutare il carnevale di come. Per chi non avesse ancora acquistato i biglietti, consigliamo di acquistarli subito. Le amigelle dovranno acquistare un blocco di 50 subito. Se chi volete comprare più ne compri, più. A chi vuole dire qualcosa, dai, chi si offre volontaria? Come? Lo stacchetto del stacchetto. No. Ma volete vedere il nostro stacchetto? No. Ma non c'era lo stacchetto, non esiste. Fate le prove video, Fazio. Sì, perché noi in realtà la prima volta dovevamo entrare con una parrucca. Ah, no. Parliamo. Contemporaneo come l'uomo del neolitico. Quello era una parrucca. C'è anche, stiamo riprendendo. Vediamo la faccia al verde uno. Internetologi, cristiano. Infatti la prima rite perché il carnevale è questo. Mentre manca questo spirito, allora non se ne fate per il momento per poi si farà risalire, tanto poi basta. Allora, non basta più tanto perché io ci sto riprendendo, quindi rimarrà anche negli anni a venire. Giulia, allora io vorrei un'impressione della Giulia. Allora, giusti, su cosa? Ciccio, mi abbassi un pochettino. Allora Giulia, cosa pensi di questa pomeriggio serata che è andata? No, come ti sono sembrate? Scusa, aspetta, sono educato, amore, ma come faccio anche a te? Dai, provo, dai. Tutte carine, simpatiche, sono viste alla prova. Non è vero, mi ho messo di bassissimo, te lo vuole fare? Ti giuro! Ma dovete stare attente a Giulia ed Elisa, perché vorrà... Allora, loro sono esperti, loro vengono molto la vostra salute, perché qualora voi vi ammalate... Per caso? Casualmente... Scusate, può capitare. Può capitare, sostituiscono loro. Come? Lei fa... No, ma noi questo non vogliamo dirlo. È capitato. Quindi, allora... Aspetta, Mimì, aspetta. Giulia Del Nutri è la damigella più storica, che ha fatto 2 anni. È l'unica forse nella storia del Comitato dei Nanni. Che ha fatto 2 anni. Perché dovete sapere, è potente. Se è potente. Come? State attente. Non state attente perché
Attenzione ancora, avanti in doppia fila, avanti in doppia fila scura. Attenzione alle macchine in doppia fila, ragazzi. Ci sono i vigili. Dicevo, attenzione alla lancia. Vai Peppe, torni. Quindi belle, brave, simpatiche. Però un critico per eccezione, un critico per eccezione è il nostro, Luca Fusatelli. Allora Luca, col tuo accento sardo, cosa pensi di queste ragazze, come le hai viste e basta. No, brave tutte ragazzi, complimenti. Io faccio parte come loro da un po' di anni, da Marta in avanti, che le conosco un po' tutte le ragazze. Veramente sono felice di essere qua a selezionare le nuove da leggere, perché non se ne può più di quelle vecchie. Cioè, sono entrate e non sono uscite più. Finalmente, finalmente abbiamo cambiato il nome al cognome del Nutri. Si è presentata la sorella nuova, poi abbiamo la Betta finalmente da parte. Tipo, Nutri però continua. Però brave tutte, sarà, per chi verrà scelto sarà emozionante, una cosa bellissima. Mi raccomando, sempre cariche, chi viene scelto sempre divertenti. Poi vi sarà spiegato tutto, ma soprattutto mi raccomando sempre ai nanni poverini, perché quelli là non ci vedono, quindi bisogna sempre essere accompagnati. Sì, sì. Qualche pro abbiamo visto che però li lasciamo, non so, al povero Francesco. L'importante è comunque brave tutte, e finalmente la cosa migliore, più bella di questa lezione è che Giulio De Luce non fa più la damigella. Applauso, grazie Luca. Allora noi, ma notizie non ne abbiamo ancora del ben detto. No, allora chiediamo un po' alle ragazze cosa ne pensano della serata. Allora, insieme a te, così tanto per dire. Non lo so, cosa ne pensi della serata? Come sei sembrato, la giuria, il comitato? Sono arrivato a tardi, ero l'ultima. Comitato? Ho fatto la prova, ho sbagliato tutte le domande. Bene. Carini, tutti carini, siamo delle bamboline. Vabbè, è per non fare concorrenza, come quando uno dice tu te la fai, che faccio, dici simpatici, chissà se tra qualche minuto saremo sempre simpatici, sì. Oppure tu ti Noi vi dobbiamo ricordare che qualora chi magari può ricevere un no, perché siete abbastanza, cioè per esempio la Giulia Luci, che l'ha fatto più volte per essere preso, quindi uno deve scegliere o quest'anno, poi mi pare che presentare anche l'anno prossimo e così via magari. Allora, invece qua chi non ha il comodino e chi invece fa il punk, verranno, intendo forse, infatti quanto sportivo, prima cosa viene in mente, come dice Ryan, nella corsa. Franco, poi è sfilata? È sfilata. Allora, scusa, tu conosci il Ringo? Tu conosci? Allora, vieni qui, per favore. Dai, Alessia! Per favore, sì, dai, sì. Allora, Alessia, e come supporto morale volevo anche la sorella Alice. Dov'è? Alice. Allora, voi ringraziate a Giulia Pilato per il runway. Entrambi conoscevano. No, già l'ha fatto anche col fratello, cioè, ti fa la scena. Tra fratelli, questa è la sfida tra fratelli. E immagina che il fratello è il nanno. E lo so tutto. Allora, a voi l'onore di mostrare il runway. Che? Vai che dico. Come vi sentite? 3, 2, 1 e sorelle, adesso. Impressione e considerazione. È stata una bella giornata. Bene. Peccato che abbiamo iniziato di sera, però non ti preoccupare. No, vabbè, era pomeriggio. Sera, sera. Era essere 18, iniziare 19. Una parola per chiudere la serata. Pensate a questa parola che possa chiudere la serata. Iniziamo da te, una parola per chiudere la serata. Sì, perché è finita, già si autoelimina lei. Ma io a caso
esperienze di. Io però a caso vorrei fare un'altra sfilata così a caso. Io però sta cosa la voglio fare dire a me, è bello, mi piace imbarazzare. Divertente. Bellissima. Che cazzo è? Buona, ma per racchiudere tutte le. Emozionante. Emozionante. Allegria. Allegria. Mike, buongiorno, è veramente. Chi è che vuole fare un'altra sfilata veloce veloce? Sei già parole. Senza parole. Allora, a caso. Chi? Chi che vuole fare una passerella così perché ormai ci ha preso gusto? È fuori concorso. Tu sei pure tu ormai già hai dato. Abbiamo un'altra anziana del carnevale. E allora Giulia! Ballo di gruppo io lo proporrei veramente! No. Giusto, giusto! Allora, facciamo, ammazziamo un attimo il tempo! Siccome ho detto io passerella, chi è che si offre per la passerella? Nessuno, vogliamo parlare! Oh, a una volontaria! Tu hai parlato, vieni qua Laura, vieni qua! Vieni qua, Laura ormai non devi dire mai no a carnevale! Tutto sì, quindi vieni qui, dai, una passerella semplice, una passerella semplice, dai, non ti fare pregare. Facciamo il tempo di gruppo, andiamo in bar. Allora, tu lo fai, tu, Valentina, figura, non c'è il nome, tutte, forza, forza, attenzione, sì, signore. Okay, dov'è il verdetto? Così è Suspense?
Suspense. Rientrano i presidenti di giuria. Arrivano, arrivano, arrivano. La Raya. Arrivano. Allora, ricordiamo un'altra volta tutti quelli che ci hanno aiutato. Il country, ricordate anche la scena di domani sera. Tipografia Calamaio. E Proloco, Sei de Carneval, Comitato dei Nanni. Sì, il fotografo. Antonio Maglione e Madonie News. System Sound Service. Proloco. Il fioraio, che ancora è manca. Il fioraio. Come si chiama? Ciccio Paolo The Voice. La piccola Selva. La piccola Selva che ha regalato i fiori. E poi ringraziamo a voi tutti che siete venuti, avete messo questo pomeriggio un pochettino diverso. È una cosa più divertente. Allora, ci siamo, ci siamo, un attimino, c'è sto spancer, fatemi capire, ma siete voi da me, già siamo a scelta? Sì, già. Giurati. Giurati. Ragazzi, sono tutti 5 minuti, perché ancora... Come? No, per fumare sigaretta, io manco sto fumando, non è che fumare sigaretta. Allora, ci siamo. Allora, ci siamo. Sei emozionate? Sì. Chi si sente in alta? Secondo me, chi è? Cioè, chi ecco, già le vincitrici si sentono. Loro si sentono. Ecco, allora, piccola, anzitutto, in questa selezione, dobbiamo dare un premio speciale a una ragazza che vi ho visto che è di Trabia, risiede a Trabia. Come tutti sapete, per fare vicenda bisogna essere risiede a Trabiaverese, per cui abbiamo deciso di dare un premio speciale a Desiree Amato. Applauso! Perché il Mastro Fiori adesso ti consegneranno. Ecco, la Giuda ha voluto premiare per complimentarsi con te proprio per la tua prova e tutte cose. Davvero grazie per aver partecipato a questa prova. Sei stata appunto presente in considerazione alla Giuda. Grazie, Desiree. E quindi, superato questo premio speciale, passiamo alle damigelle scelte. Primo nome. Un applauso per la prima damigella del Carnevale 2017. Cioè, Giulia, come si chiama? Secondo nome. Aspetta, chi è? La seconda damigella del Carnevale 2017. Sì, continua notte. Su questa roba mi fa simpatia. Allora ragazzi, siamo arrivati alla terza damigella, ne rimangono due. E da questa parte è stato davvero grandioso. È bionda. Passare questa sera è stato. La terza damigella, Non ci vedremo mai questo nome. Giulia, via!
sei colpito, sei colpito un grande, secondo te sui il colpo di capelli fanno piacere. Brava Giulia, anche per te, passerella con Elisa. E per ultima, allora ragazzi, un po' si scambio. Prima di nominare l'ultima damigella, vorrei ringraziare come sempre il Country House Caffè. Ricordo la cena di domani sera, Save the Carnival. Contribuisci anche tu a salvare il carnevale termitano attraverso questa cena. Oh, vai, gli sponsor, tutti gli altri sponsor. Ringraziamo sempre il Proloco. Sì, Proloco, Comitato dei Nanni, Società del Carnevale, System Sound Service, Save the Carnival, Antonio Macaglione e ma la ragazza Manoni News, la piccola Selva, Selva, la piccola Selva, la piccola Selva che ci ha regalato questi bellissimi mazzi di fiori. Vabbè, poi tutti quelli che hanno collaborato a darci dei premi per il sorteggio. Io adesso un pensiero alle altre candidate da vincere, come potete ben capire è rimasto l'ultimo posto, quindi qualcuno di voi non sarà eletta. Noi ci dispiace tanto perché siete tutte bellissime, siete tutte ragazze in gamba, e vi chiediamo di a chi non sarà eletto quest'anno di trovare tre biglietti per ognuno. Davvero ringraziamo, vabbè, a parte, ma c'è Eurotest comunque, vero, da ammettere, cioè, non è che parliamo, non è che viene scansato. Comunque ringraziamo anche Eurospar che sta dando notevole contributo, un grande aiuto, dando le caramelle, tutto ciò che è necessario, calamai, la realizzazione, vabbè, di questo sono tantissimi, calamaio, sono più di 100 commercianti grazie a tutti. Ma adesso è arrivato il nome dell'ultima damigella e ora la prossima ci siamo, l'ultima sarai tu com'è Ciccio? Io la prossima damigella chi sarà? Sarai tu l'ultima damigella, la quarta damigella del carnevale del Milano 2017, Gloria Bellutri. Tutti di ciò pesca fuggio, finalmente ce l'hai facile, ci vediamo in giro. Ciao ragazzi, ciao Michele. Grazie.
Vengo da no, tu ormai hai dato la te la puoi fare una foto con la Michelle. Vieni qua, vieni qua. Ti la foto con la Michelle, ma ti piace? Non ti piace? La foto con la Michelle. Questo è il bello. La due, la terza. Certo, la prima, la due.